Dai, siamo onesti, potevo non provare il nuovo iPad 2018. No, naturalmente. Anche perché quando Apple prende un prodotto, lo migliora, taglia il prezzo addirittura di 50 euro, beh, non succede spesso, no? E allora eccomi qua con iPad 2018 e udite udite Apple Pencil, ora compatibile anche con il modello base. Pronto a raccontarvi la mia esperienza d'uso e se vale davvero la pena di acquistare l'iPad più economico di sempre. Come forse già sapete, io sono un grande appassionato di iPad. Ne ho avuti parecchi in questi anni e attualmente possiedo un iPad Air di prima generazione e un iPad Pro da 10,5 pollici, l'ultimo per intenderci la versione top di gamma dei tablet di Apple. E a proposito, se siete interessati a un confronto tra iPad base e iPad Pro, beh, lasciate un like qui sotto e un commento. iPad Pro che però costa più del doppio rispetto al nuovo iPad 2018. E il prezzo, in questo caso, è un fattore importante di valutazione, visto che, come vi dicevo, addirittura è sceso di 50 euro rispetto al modello precedente. Quali sono però le differenze sostanziali rispetto al modello dell'anno scorso? Beh, nulla che riguardi il design, peso e dimensioni. Sono praticamente invariati, impossibile quindi distinguerli a occhio nudo, visto che le differenze sono tutte all'interno, a partire dal processore A10 Fusion, che è lo stesso di iPhone 7, sebbene su iPad abbia prestazioni superiori. Un salto di performance importante rispetto al vecchio modello, finalizzato certo sicuramente a una migliore esperienza di utilizzo, ma soprattutto a supportare tutta una serie di applicazioni di realtà aumentata. Io ne ho provate un po' e devo dire che sono davvero eccezionali, non solo per divertirsi, ma anche in ambito educational, da affiancare quindi allo studio tradizionale. Guardate l'applicazione che permette di studiare l'anatomia di una rana che appare reale in 3D sulla superficie della propria scrivania. Davvero incredibile. Oppure il paesaggio 3D sul quale studiare il ciclo idrico e tutte cose che iPad riesce a gestire alla grande, sia dal punto di vista della reattività che fluidità, grazie anche al display Retina, comunque sempre di ottima qualità. Insomma, già da qui si capisce che questo iPad si è rivolto anche ad un uso scolastico o comunque di apprendimento. E qui veniamo alla seconda e più importante novità, cioè la compatibilità con Apple Pencil. Sì, la stessa di iPad Pro, ma sull'iPad normale. E ciò apre molteplici possibilità, alzando a dismisura il livello di produttività di un dispositivo che esce quindi dalla dimensione di tablet da divano, dove sono rimasti sepolti quelli col sistema operativo Android, e in combinazione con iOS 11 offre un flusso di lavoro che non costringe più ad uscire dal dispositivo come succedeva qualche anno fa. E di tutte le feature per iPad di iOS 11 vi ho parlato in un video dedicato qualche mese fa, che vi lascio qui sopra nelle schede. Così come in passato vi ho già parlato di quanto possa essere utile la Pencil, non solo per disegnare a livello pro, come iPad Pro inizialmente ci aveva fatto intendere, ma anche nella vita quotidiana. Firmare dunque un documento che arriva per mail non è mai stato così facile, annotare appunti durante una riunione o una lezione, o addirittura dissezionare una rana senza uccidere la rana, o segnare note all'interno di un documento. E a questo proposito si è anche rinnovata la suite di iWork, che ora su Pages permette di apporre annotazioni che entrano a fare parte del documento stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che seguono eventuali altre modifiche all'interno del testo. Sembra una banalità, ma chi lavora soprattutto in condivisione con altre persone ad un solo documento sa di cosa parlo. Interessante inoltre il fatto che sia disponibile gratuitamente anche la suite Office di Microsoft per chi magari è già abituato a lavorare in quell'ambiente. Vi dirò che Apple Pencil la trovo personalmente utile anche quando vado a lavorare con applicazioni di photo editing. La mia preferita, oltre a Snapseed per le cose basilari, è Pixelmator per gli effetti un po' più elaborati. Ed è incredibile la potenza con la quale iPad riesce ad eseguire operazioni che sicuramente un PC della stessa fascia di prezzo farebbe fatica ad eseguire nel medesimo modo e soprattutto con la stessa semplicità e velocità. Come ad esempio l'effetto di ritocco che consente di far sparire in un attimo oggetti o persone indesiderate da un'immagine. Peccato davvero che non si possa utilizzare una tastiera cover con i pin come su iPad Pro, perché è davvero comodo non dover utilizzare il Bluetooth. Ma la buona notizia è che sono, come è prevedibile, compatibili tutte le cover con tastiera del vecchio modello, visto che le dimensioni sono identiche. E magari vi lascio qui in descrizione la mia preferita. Il bello di iPad poi, e lo è sempre stato, è che una volta terminato studio e lavoro si trasforma in un'eccellente macchina di intrattenimento. In fin dei conti sono pur sempre 9,7 pollici di display con i quali godersi una serie TV su Netflix, guardare Sky online e naturalmente giocare con l'immenso catalogo a disposizione su Apple Store. E anche in questo caso il boost di potenza fa davvero comodo,
e non ci sono problemi con nessun tipo di gioco, ma questo per chi è abituato già al mondo Apple non è certo un segreto e per tutti gli altri sarà sicuramente una piacevole sorpresa. Rimangono invariate le prestazioni di entrambe le fotocamere e della batteria, che è al top della categoria con le sue 10 ore di utilizzo, che vi confermo essere veritiere se lo utilizzerete sotto wifi e con luminosità media. Devo dire che, tenuto conto il taglio del prezzo, non riesco davvero a trovare lati negativi ad un prodotto che appunto ora è migliore, permette di fare molte più cose e costa meno, il tutto con la consueta qualità costruttiva che ben conosciamo e ovviamente con la possibilità di sfruttare l'ecosistema nel caso si possiedano altri device di casa Apple. Certo, se si vuole il pennino bisogna tenere conto del fatto che costa 99€, anche se gli studenti e gli insegnanti hanno comunque diritto a un ulteriore sconto. Detto questo, posso tranquillamente dire che se vi serve un tablet che non debba per forza avere prestazioni al top come su iPad Pro o altri modelli più che altro equipaggiati con Windows, o anche solo per fare l'upgrade di iPad Air, secondo me non c'è motivo per non scegliere iPad 2018, che nella versione 32GB Wi-Fi costa 359€, e quindi il mio consiglio è di lasciar perdere la robaccia economica che troverete sugli scaffali dei centri commerciali, che magari costa sì un centinaio di euro in meno, ma non si può nemmeno avvicinare alle prestazioni di questo ultimo iPad. E il fatto che la concorrenza dotata di sistema Android sia praticamente sparita, direi che la dice tutta. Ma naturalmente mi aspetto di sentire il vostro parere su questo nuovo iPad e se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti. Ma se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube.